Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Vegliate, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà. Questo considerate. Compagni e a bere, a mangiare con gli altri ubriaconi, arriverà il padrone quando il servo non se l'aspetta e nell'ora che non sa, lo punirà con rigore e gli infliggerà la sorte che gli ipocriti si meritano, e là sarà pianto e stridore di denti». Parola del Signore. Santo Evangelo cancella i nostri peccati. È bello ritrovarci, fratelli amati nel Signore, a celebrare l'Eucarestia. Ed è bello ricevere dal Signore l'esortazione all'essere pronti. Estote parati, siate pronti. Pronti e vigilanti. Chi è la persona vigilante? Ecco, vigilare non significa non dormire. Vigilare significa predisporre ogni cosa perché in qualsiasi momento il Signore possa giungere, noi dobbiamo essere pronti ad aprirgli, pronti a rispondere quando picchierà, quando busserà alla porta. Essere subito solerti, svegli, attenti nel momento in cui Lui verrà. E per quanto riguarda, ecco, il nostro agire da servitori, il servitore è colui che fa quanto gli dice il padrone. Gesù ci invita ad essere servi inutili, dove inutile non sta per non utile, secondo l'accezione che abbiamo noi. Una persona che si sentisse dire inutile rischierebbe di intristirsi. Il Signore invece ci dice di essere servi inutili, cioè di non cercare il proprio utile. Noi dobbiamo cercare l'utile di Dio, ossia la salvezza delle anime. Tutto per la maggior gloria di Dio, tutto per la salvezza delle anime, tutto per il bene di coloro che amano Dio e che, ecco, unendosi a Lui che è il sommo bene, possono condividere questa bontà, questa misericordia, questa grazia. Beato quel servo che al suo ritorno troverà così. Come? Quali sono le due caratteristiche che si attende il Signore da noi? Il Signore si attende da noi che il servo sia fidato e prudente. Queste sono le due qualità che noi dobbiamo avere: essere fidati ed essere prudenti. Chi è il servo fidato? È la persona su cui si può fare affidamento. E allora dovremmo farci una domanda: Dio può fare affidamento su di noi? Qui ci dovremmo mettere la mano alla testa, una al cuore e forse una davanti agli occhi per non vergognarci dinanzi agli altri. Signore, ti puoi fidare di me? Tu sai tutto, Signore. Per quanto tu mi dai la possibilità di essere tuo servitore, io voglio essere degno di fiducia. Ed essere anche prudente. Chi è la persona prudente? La persona prudente non è colui che apre, lascia la porta aperta, oppure apre a chi che sia. La persona prudente è colui che sa aprire la porta a chi di dovere. Certissimamente non al ladro, perché se il ladro trovasse la porta aperta o incustoditi i beni del padrone, del Signore, ne farebbe razzia. E il Signore ci invita ad essere prudenti, a non essere sprovveduti, ma ad essere accorti e a saper ascoltare la sua voce. Ecco,
Il Signore darà poi il premio al servo fedele e la punizione a colui che non avrà osservato i suoi comandi. Darà la sorte che meritano gli ipocriti. Chi sono gli ipocriti? Sono quelli che recitano una parte, i commedianti, quelli che non sono veri con se stessi, quelli che non vivono nella verità di Dio. A quelli il Signore darà un castigo severo, a coloro che non vivono nella verità di Dio. Chiediamo allora al Signore la grazia di essere sempre illuminati dalla Sua parola, la quale in modo forte oggi ci dice di stare attenti, di essere vigilanti, di essere pronti, di essere persone di cui Dio si possa fidare. Il Signore ci ha dato fiducia e noi questa fiducia dobbiamo non solo onorarla, non solo non tradirla, ma dobbiamo anche al ritorno del Signore dire: Signore, ecco, io ho saputo e ho potuto fare questo. Grazie per i talenti che mi hai dato, li ho messi a frutto così come li ho saputi fare, così come li ho saputi far fruttificare. E grazie, Signore, anche per la fiducia che mi hai accordato, perché senza merito tu ci hai chiamati ad essere tuoi cooperatori, non a cercare il nostro utile, ma il tuo utile, per il bene nostro, di tutta la Chiesa, per la gloria del tuo nome. A Lui, al Signore Gesù, al Padre, allo Spirito Santo, lode, onore e benedizione nei secoli dei secoli. Amen.